Teli rossi appesi nelle recinzioni delle abitazioni lungo la statale a metà Auriglia. I residenti protestano e chiedono più sicurezza sulla viabilità. Troppi incidenti e morti si sono verificati negli ultimi anni, ci raccontano alcuni. Un pericolo quotidiano in quanto la maggior parte dei veicoli non rispetta il limite di velocità. Abbiamo attaccato i teli rossi. Il rosso rappresenta purtroppo il sangue che è stato sparso su questa strada, perché non c'è famiglia qui che non conta un incidente o addirittura un caro che non c'è più nel corso degli anni. Chiediamo sostanzialmente due opere. La prima è rendere minore il traffico su questa strada nazionale, declassarla a strada comunale, in modo che poi si possano fare delle opere tipo i marciapiedi per poter camminare in sicurezza, e logicamente per declassare questa strada occorre costruirne un'altra che il comune avrebbe già individuato, perché nel piano regolatore c'è una strada prevista che corre parallelamente all'autostrada fino a Tombaccia, è stata realizzata e da lì si ferma. Noi chiediamo che da lì prosegua giù fino a Marotta, magari coinvolgendo anche il territorio di San Costanzo, e col sindaco siamo già andati a parlare, e il territorio, un breve territorio di Mondolfo. I residenti lamentano che sono considerati ultimi in zona sud a non avere ancora una pista ciclabile, a differenza di Ponte Sasso e Torrette, ci dicono. In più chiedono una riqualificazione generale per attirare più turisti. Chiediamo una pista ciclabile, che potrebbe essere magari in fondo agli orti di fianco alla ferrovia. Questa pista ciclabile permetterebbe a tutti noi di non usare sempre la macchina. Per almeno 8 mesi all'anno sicuramente prendiamo la bicicletta in sicurezza, risparmiando sui costi, e anche sarebbe una vita molto migliore per noi andare più in bicicletta. Mentre a Ponte Sasso e a Torrette è già progettata e in via d'attuazione, noi siamo rimasti gli ultimi che non hanno nemmeno il progetto, e su questo avremmo anche qualcosa da dire all'assessore. Se qui si cammina a piedi, è pieno di buche, quando piove bisogna andare in mezzo alla strada, e quando non piove comunque rischi sempre di slogarti una caviglia.